Olè! Due vittorie su due, per ora primi. E che dire di questa partita qui? Sono contento matto. Sono contento non solo perché appunto abbiamo vinto, ma perché abbiamo vinto contro una sorta di rivale, no? Di un rivale storica, perché la si chiama Nosa, che c'è stata per sempre. Però una rivale che in passato, per chi non lo sapesse, ma credo che la maggior parte di voi lo sappia, appunto è stata un avversario piuttosto rognoso, ecco, per il Livorno. Quindi, nonostante siano passati gli anni, soprattutto mi riferisco a quando Serie C, diciamo, fa sempre piacere vincere contro il Como, no? E quindi, niente, sono contento appunto per il risultato e per questa cosa lì. Vabbè, oltre a questo, anche per un altro motivo, e ascoltatemi bene, perché poi magari posso rischiare di essere frainteso. Secondo me, per alcuni punti di vista, sotto certi alcuni punti di vista, il Livorno ha meritato la vittoria. Allora, vi spiego questo. Cioè, ora ve lo voglio spiegare parlando poi della partita. Allora, lo dico perché magari, poi parlando come sempre, no? Sai, quando discuti un po', ti confronti con altre persone, c'è gente che dice: "Oh, me il Livorno di Mo Mega è basta". Vabbè, grazie, nemmeno a me, confronto alla partita dell'altra settimana. Però non è nemmeno, cioè, non è nemmeno, sarei bugiardo a dire, almeno, ripeto, sempre secondo me, che il Livorno non mi è garbato completamente, ecco. Quindi niente, iniziamo a parlare. Anzi, prima voglio fare una sorta di avvertimento. Insomma, se ricordatevi che comunque, a parte che abbiamo iniziato ora, sempre lungo, bla bla bla, innanzitutto non si giocava in casa come l'altra volta, e secondo me il Livorno quando gioca in casa quasi sempre gioca in maniera diversa. In teoria gioca sempre meglio in casa. Se in dose si gioca contro una promossa, beh, che è il Como, come ho detto prima, che oltre appunto ad essere una promossa, di solito sono abbastanza noiosi, no? Che palle, sono, si può dire, rognose, sono quelle partite, Madonna, che comunque quando si gioca una promossa, insomma, proprio rompono parecchio. E appunto ci giocava, come ho detto prima, entro il Como, che oltre ad esserci, vabbè, oltre appunto ad essere un discorso di prima promossa, c'è anche un discorso di rivalità. Quindi, diciamo, la partita secondo me è anche più tirata e più difficile per il Livorno. Comunque, inizio a parlare, no, l'ho detto solamente per farvi anche i fattori che possono aver condizionato un po' la prestazione, ecco. Sopra la partita, la prima tempo, io ho dato perché devo parlare di Livorno, fino a che non ha preso il gol. Il Livorno mi è garbato relativamente poco, perché sì, ok, proveva a fare qualcosa, ma forse anche dovuto al Como stesso, che inizialmente non si difendeva assolutamente male, cioè non, come si può dire, riusciva a non far creare qualcosa a Livorno. Cioè, Livorno appunto, fino a che non ha preso il gol, mi è garbato. Mi è garbato, cioè nel senso, sì, intanto proveva a fare qualcosa, mi garbava l'idea, l'iniziativa, ma poi non mi garbava il concreto, ecco. Poi quando ha preso il gol, sempre secondo me, io voglio specificare sempre secondo me, il Livorno piano piano, fino a che lo ha fatto, cominciava un po' a ingranare, cominciava un po' a riuscire anche a fare qualcosa. Forse anche perché magari il Como si è, tra virgolette, un po' rilassato, ecco, dove ha fatto gol. Forse è rilassato, non lo so. E sta di fatto che comunque a me il Livorno piano piano mi cominciava a garbare, cioè ho visto quella minima, piano piano, reazione di voler ribaltare il risultato, o perlomeno riuscì a riequilibrarlo, ecco. E così, vabbè, poi è venuto a fare il gol di Fedato, che fra l'altro ha fatto un discreto gol di testa, perché magari da così può sembrare semplice, ma secondo me non è tanto, soprattutto dato che diciamo, la sua dote, ecco, non è assolutamente la testa, cioè nel senso il colpo di testa, ha fatto un buon gol, ecco, un discreto gol. Comunque, sei arrivato al tempo. All'azione tempo, secondo me, non diciamo in maniera estrema, in maniera proprio di boia, notevole, ecco, il Livorno è entrato con un altro spirito, lo spirito secondo me di voler portare a casa 3 punti, pur non facendo appunto in maniera notevole, visto che è un cambiamento. Però io ho visto qualcosa, ho visto comunque una sorta di appunto di aggressività, cioè un'aggressività maggiore rispetto alla prima parte di gara. Fatto sta che comunque poi, grazie a, se non sbaglio, era, io lo chiamo Vaciuci, ma non si chiama Vaciuci, non mi ricordo mai come lo pronunciano, insomma, che fra l'altro
veramente, vabbè, aveva già giocato un pochino l'altra volta a Pescara, ma oggi è partito, cioè oggi questa partita è per dei titolari. Volevo appunto fare una parentesi. È un acquisto, insomma, un prestito, vabbè, uno dei tanti. Comunque decisamente per ora azzeccato, perché di piedi, anche se non è straforte, un po' c'è. Sulla fascia va via come non lo so nemmeno ossia, fare volte. E che di niente, è garbato, nel senso, almeno ieri anche un po' di minuti ha giocato l'altra volta. Comunque, insomma, si diceva, sono tempo, arrivava giù, c'è rigore, vantaggiato, boom, 2-1, ecco, 2-1, Livorno riporta il risultato, fino a quel momento vedevo una sorta di aggressività maggiore, un'aggressività maggiore rispetto al primo tempo, e quindi, ecco, sul 2-1. Poi quando è riuscito a fare 2-1, sì, non è cambiato molto questa partita, però secondo me si è un po' addormentato. Infatti, alla fine, il Como ha cominciato a aggredire. Tra l'altro, per chi lo sapesse, se uno va a vedere le statistiche, a parte il possesso palla, che comunque è, se non sbaglio, ma si vedeva comunque, che è a favore del Livorno di un bel po', non male, 5-10%, a livello di tiri, parate, acci d'angoli, bla bla bla, se si va a vedere, sembrerebbe, se non ha visto la partita, che diciamo il predominio, nonostante appunto il risultato poi non dia lo stesso, ce l'abbia avuto il Como. Ecco, volevo precisare che comunque la maggior parte di quanto fatto dal Como è successo nel finale di gara, della gara. Quindi niente, facendo un risonto, diciamo che secondo me il Livorno non ha fatto una delle sue migliori partite assolutamente, però non è nemmeno da tutto da criticarlo, perché ora beh, lasciando stare, dici di come fa a criticarlo, alla fine comunque si è vinto, sì è vero, però io voglio, davanti al risultato, vedendo un po' la prestazione, io direi che il Livorno comunque l'abbia gestita non bene, però in maniera sufficiente, ecco, rischiando a volte di prendere qualche gol, rischiando un po' troppo, però diciamo che comunque alla fine ci può stare, dato che, come ho detto già all'inizio video, il campionato è iniziato da poco, diciamo i giocatori si conoscono ma non ancora al 100%, poi appunto il fattore neopromossa, il fattore rivalità Como, bla bla bla, il fattore trasferta, che quello è importante, anche se comunque il Como non giocava nel suo, diciamo, stadio ufficiale, ecco, ma perché si giocava a Novara. E quindi niente, secondo me comunque non è tutto da recriminare questo Livorno, ma sotto certi punti di vista non è da fare i complimenti, ma di mi si può dire, non di ringraziarlo, però di non criticarlo, ecco. Ci sono dei stati, secondo me, degli aspetti positivi. Resta di fatto è che comunque a me questa squadra continua sempre a, cioè, io risono vedendo il mercato, come già dissi, non sbaglio, nei precedenti video, la squadra c'è, e anche se ieri, ripeto, ha fatto una delle sue migliori partite, anche se comunque la seconda, riferisco anche vedendo un po' sale amichevoli, di pre-campionato, bla bla bla, la squadra c'è, e se noi bisogna averci fiducia in questa squadra qui, e via. Niente, vabbè, finito male comunque il discorso, e niente, vabbè, il video finisce qui. Non so se mi troverete d'accordo, cioè ci troviamo d'accordo, disaccordo per quanto riguarda questa partita lì. Vabbè, chiaramente spero di farci l'accordo. E niente, quindi appunto il video finisce lì. Se non sbaglio, ora si va, cioè si gioca in casa la prossima contro il Brescia. Vediamo di approfittare del fattore casa e approfittare del fattore Brescia, una delle squadre ripescate, quindi in teoria c'è una squadra più o meno, non tutta, qualcosa diciamo da Serie C, e niente, quindi vi saluto e ci vediamo appunto al prossimo video commento. Via, ciao a tutti.